La povertà cresce, si diffonde, la Caritas ha presentato i dati dei centri di ascolto della diocesi di Lucca, aumentano i casi di famiglie insospettabili in difficoltà. Carabinieri in festa per la Virgo Fidelis, celebrata in San Paolino, la Santa Messa dedicata alla patrona dell'arma. L'Istituto Busdraghi all'avanguardia ha firmato nelle sale della provincia l'accordo tra la scuola lucchese e l'Istituto Nazionale di Economia per lo sviluppo delle materie agrarie. Lo sport, il calcio, Pagliuca tiene d'occhio il Mezzolara, allenamento sul sintetico di Altopascio per la Lucchese in vista della trasferta di Budrio contro la squadra di Fabio Bazzani, rientrano Aliboni e Perlino, anche Tarantino a disposizione. Un trofeo Kinder da record, numeri impressionanti per la manifestazione schermistica riservata agli Under 14 che si è svolta per due giorni al Polo Fiere di Lucca, un argento per la Puliti nella sciabola categoria allievi. Bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano l'avete sentito, l'emergenza che riguarda sempre più famiglie, l'emergenza povertà. La Caritas ha diffuso i dati che si riferiscono al 2012. Vediamo questo servizio che abbiamo preparato. La povertà cresce e aumentano sempre di più i casi inaspettati. È questa la fotografia scattata dal dossier elaborato dalla Caritas della Diocesi di Lucca, presentato dall'arcivescovo Italo Castellani e dalla direttrice della Caritas Donatella Turri. Il dossier si basa sui dati del 2012 dei centri d'ascolto, punto di riferimento per le famiglie in difficoltà. Nell'ultimo anno i soggetti ascoltati sono stati 1.469, vale a dire 201 in più rispetto all'anno precedente. Le famiglie interessate dal fenomeno sono prevalentemente composte da persone coniugate, spesso con figli minori, sia italiane sia straniere, che non riescono a far quadrare i bilanci. La povertà non riguarda solo gli immigrati, tutt'altro, e sempre più spesso colpisce famiglie impensabili, magari colte all'improvviso da licenziamenti oppure con un reddito non abbastanza alto. I poveri che noi incontriamo oggi sono per lo più famiglie italiane o famiglie straniere che da anni abitavano nel nostro paese. C'è quindi una grandissima percentuale di bambini che sono coinvolti nel fenomeno della povertà. Cresce in maniera esponenziale il numero degli accessi, dai 1.000 che registravamo l'anno scorso siamo ai 1.500 di quest'anno, e si aggrava la tipologia di richieste, una richiesta che a volte è anche semplicemente di aiuto alimentare e che sempre rimane centrata sul fenomeno del lavoro e della casa. Le richieste di aiuto più frequenti sono rappresentate dalla fornitura di beni e servizi materiali come viveri, vestiario, buoni pasto e prodotti per l'infanzia. La richiesta di sussidi economici, nonostante la condizione di grave deprivazione nella quale vertono buona parte delle persone incontrate, rimane piuttosto contenuta, circa un decimo di quelli che si rivolgono ai centri di ascolto. E a proposito di difficoltà economiche, a Porcari è stato presentato un nuovo progetto che vuole aiutare le famiglie sul fronte della casa. Vediamo. Sbarca anche a Porcari il lavoro dell'Agenzia Casa, un nuovo servizio che sarà gestito dal Comune in collaborazione con la Fondazione Casa e il gruppo Volontari Accoglienza Immigrati. Il progetto prevede un servizio di accoglienza e orientamento alla ricerca dell'alloggio, ma anche il microcredito e l'accompagnamento sociale all'abitare. Dalla fine degli anni 90 l'Agenzia Casa ha gestito circa 500 alloggi. A Porcari il servizio ha sofferto per mancanza di fondi, ma adesso grazie al Comune e alla Fondazione Casa sarà incentivato, anche perché il territorio ne ha bisogno. Questo anno, fino al novembre appunto, fino a questo mese di novembre, sono stati circa 12 i casi di difficoltà e disagio abitativo che abbiamo affrontato. Due solamente in queste ultime settimane che abbiamo risolto con dei contributi e dei supporti alle famiglie interessate. Occorre fare squadra, lo abbiamo fatto come provincia, come Fondazione Casa, come Comune di Porcari, in questo caso in particolare con il GOVAI, per un'attività di orientamento, di sostegno, di microcredito, per dare quella risposta indispensabile per l'integrazione sociale, ma io direi per la vita in generale, a persone e a famiglie in difficoltà economica.
Le famiglie, la cui domanda sarà accolta, saranno adeguatamente accompagnate da un operatore che si occuperà non solo della buona conduzione dell'alloggio, ma anche dello sviluppo di percorsi di autonomia, con l'obiettivo di un recupero dell'emergenza economica. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di un evento che si apre fra poche ore, il Photo Lux Festival. Lo facciamo con Enrico Stefanelli, organizzatore di questo festival, presidente proprio dell'associazione culturale omonima. Buonasera Enrico, grazie per aver accettato il nostro invito. Ma Noi TV, come media partner della manifestazione, ma soprattutto attenta agli eventi più importanti che si svolgono sul territorio provinciale, sicuramente siamo vicini e stai lavorando moltissimo in queste ore per l'evento. Io nell'intro ho detto che prende il via sabato, ma venerdì, ma in verità domani c'è l'anteprima per la stampa, dunque non correte a vedere la mostra, ma poi prenderà il via sabato. Sabato mattina, sì, esattamente alle 10 apriranno i battenti e quindi si potranno ammirare tutte 17 le mostre che quest'anno sono sparse per tutta la città. Ecco, lo spieghiamo a chi ci sta guardando, che magari non lo sa, perché magari ancora non ha approfondito sul vostro sito internet, fra l'altro aggiornatissimo. Ecco, avete puntato su un evento che coinvolge tutta la città, 17 mostre sparse su tutto il capoluogo, il centro storico di Brancato. Esattamente, le sedi che ospiteranno le mostre sono quelle che di consueto lo hanno fatto anche negli anni passati, anche con la vecchia festival, e quindi Palazzo Ducale, Palazzo Guinigi, Villa Bottini, la Chiesa dei Servi, Real Collegio, dove appunto in concomitanza anche col Desco, quindi proprio sparsi a macchia d'olio in tutta la città. In più quest'anno ci sono varie iniziative nuove rispetto al passato, una di queste è il circuito off, dove che era una vecchia idea che io avevo e finalmente ho trovato la persona che mi ha aiutato nella realizzazione di questo progetto, che è Lauro Dini, che quindi si è occupato di presiedere la giuria per la scelta e la selezione di tutte le mostre che sono arrivate, oltre 200 i selezionati, i candidati che si sono selezionati, che sono stati visti e di cui 80 circa poi saranno ospitati nei negozi, ristoranti, alberghi, studi professionali, insomma un po' in tutta la città. Quindi per la prima volta quest'anno a Lucca si respira proprio fotografia in tutta la città. Ecco, l'idea, intanto abbiamo visto alcune foto che si riferiscono al WordPress Photo che avete ospitato lo scorso anno a Villa Bottini, sì. Quindi foto anche un po' diverse, no, da quelle che vedremo quest'anno, queste erano foto di reporter. Sì, esatto, beh, la mostra WordPress Photo comunque ci sarà anche quest'anno, come ormai di consueto Lucca è la terza tappa in Italia che ospita questa importante manifestazione. Questa mostra è già pronta, per cui domani partiremo proprio di lì con la preview per la stampa e che richiama effettivamente un gran numero di pubblico, perché la mostra è il concorso internazionale più importante di fotogiornalismo al mondo, per cui c'è grande attesa per questa mostra. Sarà sempre a Villa Bottini? No, quest'anno è alla Chiesa dei Servi e a Villa Bottini l'abbiamo riservata invece per un altro grandissimo della fotografia internazionale, che è Boris Mikhailov, le cui fotografie faranno senz'altro discutere. Ecco, l'idea che hai sviluppato in questi mesi, ma insomma ci stai lavorando davvero tantissimo tempo, è quello di rendere questo festival molto di più di una semplice mostra, o anzi tante mostre. Tu vuoi proprio portare la fotografia, come dicevi, all'interno della città, per questo c'è stato il concorso e ci saranno tanti incontri e seminari. È un progetto ambizioso. Sì, è un progetto ambizioso, un progetto che richiede moltissime energie, moltissimi sforzi, un tempo lungo di preparazione, ma questo è necessario per poter portare a Lucca veramente i nomi più importanti della fotografia mondiale. Quindi ogni sabato e domenica avremo presentazioni di libri, dibattiti, workshop, oltre che le mostre, quindi veramente un numero consistente di iniziative proprio per animare la città anche durante questo periodo di bassa affluenza turistica, ma proprio durante tutti i fine settimana avremo questo grosso richiamo.
Ed inoltre ci sono varie nuove iniziative anche. Nel primo weekend, proprio sabato e domenica, aprirà per la prima volta Expolux, che è questo expo dedicato a tutti gli interlocutori della fotografia, quindi fotografi, galleristi, librerie, editori, stampatori, chi realizza software per i fotografi. Quindi c'è questo... la volontà di mettere insieme e di guardarsi negli occhi, perché è vero che oggi c'è questo sistema di mail, scambio di mail, internet, ma credo che sia proprio l'incontro, quindi la possibilità di far sì che le persone si possano parlare, dove si può creare business, e non solo, perché le gallerie e le librerie specializzate potranno anche vendere ai collezionisti fotografie di particolare pregio o comunque libri che non si trovano nelle normali librerie, quindi è una fetta di mercato che entra a far parte dell'evento culturale che sono le mostre. Ti chiedo se puoi di rimanere ancora con noi, così andiamo avanti un po' con il telegiornale e poi continuiamo a parlare del Photolux, perché oggi abbiamo registrato la prima nevicata di stagione in Alta Garfagnana, primi fiocchi bianchi che si sono visti oltre 500 metri, dunque nei comuni dell'Alta Garfagnana. Abbiamo anche due foto che ci sono state inviate da un nostro telespettatore, Tommaso Landucci, che si riferiscono alla strada da Sillano a Pradarena. Fra l'altro alcuni problemi sulla viabilità ci sono stati, in particolare sulla provinciale 67 a causa della caduta di alcune piante, strada fra l'altro attualmente chiusa, e poi chiusa anche la provinciale 51 di Minucciano, strada interrotta all'altezza della galleria proprio di Minucciano. Sono in corso però i lavori da parte dei tecnici della provincia. Fra l'altro un po' di nevischio si è visto anche in Alta Versilia, nei paesi di Arni e Palagnana. Da segnalare l'interruzione della corrente nella frazione di Brandeglio a Bagni di Lucca. Per la cronaca, una bimba di 13 anni di origine rom, ospite del campo nomadi di La Spezia, è accusata di aver rubato un portafoglio sul treno regionale a Sarzana ad una studentessa universitaria che tornava a casa. Una volta denunciato il furto, la minorenne è stata rintracciata dagli agenti della polizia ferroviaria che l'hanno affidata ad una casa famiglia. Anche il presidente della provincia Stefano Baccelli interviene sulla costituzione di parte civile dello Stato al processo di Viareggio con una lettera a Giorgio Napolitano. Signor Presidente della Repubblica, mi trovo a scrivere a lei perché sono a dir poco disorientato e sgomento della situazione generata dalla mancata costituzione del governo e dalle motivazioni adottate, dice Baccelli. Non è vero che gli unici danni da risarcire siano quelli materiali, quelli morali di fronte ad un processo penale, di fronte a 32 vittime, sono superiori. La lettera integrale potete trovarla sul nostro sito internet. A Lucca oggi la tradizionale ricorrenza della Virgo Fidelis, la patrona dei carabinieri. Andiamo a vedere. Anche a Lucca l'Arma dei Carabinieri ha celebrato con una santa messa nella chiesa di San Paolino la ricorrenza annuale della Virgo Fidelis, patrona di tutti i carabinieri fin dal lontano 1949, quando fu proclamato ufficialmente da Pio XII. Ad officiare la Santa Messa l'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, alla presenza dei vertici locali dell'Arma, dei carabinieri in servizio ed in congedo e delle altre autorità cittadine. La celebrazione della Virgo Fidelis è legata alla cruenta battaglia di Kulkalber, che avvenne in Africa orientale il 21 novembre del 1941 e vide l'eroico sacrificio del primo battaglione carabinieri. Finite le munizioni, i militari continuarono a combattere con le bombe a mano, poi all'arma bianca e furono quasi tutti uccisi. Gli inglesi, colpiti dal coraggio dei carabinieri, tributarono loro l'onore delle armi. Un sacrificio in termini di vite umane che valse all'arma la seconda medaglia d'oro al valor militare. Torniamo a parlare con Enrico Stefanelli, organizzatore del Photolux Festival. Fra l'altro questa mattina è stato firmato, avete firmato un accordo, un protocollo tra provincia, Comune di Lucca e Camera di Commercio per far crescere Photolux. In che maniera? Beh, innanzitutto questo accordo sancisce già una cosa che io avevo lavorato per anni per poterlo ottenere, quindi
È comunque una manifestazione di una volontà politica di portare avanti una manifestazione che appunto è riconosciuta una delle tre più importanti per Lucca dal punto di vista culturale, quindi dovrebbe essere un po' più facile per il futuro poter più che altro programmare, quindi poter chiamare anche certi nomi e appunto programmarsi per tempo, poter lavorare più serenamente, almeno da un punto di vista di ricerca di fondi e finanziamenti. Devo dire anche che di pari passo gli sponsor che quest'anno hanno appoggiato il festival, anch'essi hanno firmato questo accordo per 3 edizioni, per cui diciamo che fino al 2017 il festival è al sicuro, quindi sia Laika che la Roberto Del Carlo, che tra l'altro è un'azienda locale, quindi insomma credono in questo progetto. Diciamo, se non faccio torto a nessuno, no? A Lucca ci sono 3 eventi, i principali 2 credo, no? Ti riferivi, sono i Comics e il Summer Festival. Ok. Photolux, che forse in questo momento è al terzo, ma vuole scavalcare qualcuno. No, è impossibile, sia per la qualità degli eventi, sia per la anche perché sono moltissimi anni che entrambi sono qui, quindi no, assolutamente. Anzi, più eventi ci sono, a mio avviso, è meglio è proprio per la città, ma perché comunque si fa cultura in diverse espressioni, ma così è, per cui ben vengano. Sabato sera alle 19.30 nel complesso di San Francesco, nella ristrutturata, rinnovata chiesa di San Francesco, ci sarà la cerimonia di apertura, così possiamo definirla, sì, no? Esatto. La serata di gala, che fra l'altro verrà ripresa integralmente dalle telecamere di Noi TV e ve la trasmetteremo domenica alle 21.30, siccome è una serata che avete dovuto, come dire, limitare, no? Perché sennò avrebbero invaso tutta la chiesa di San Francesco, ve la facciamo vedere noi domenica sera alle 21.30, se non fate parte dei fortunati. E che serata sarà, Enrico? È una serata strutturata in vari differenti anche modi espressivi, nel senso che la prima parte è dedicata alla premiazione dei vincitori dei concorsi che abbiamo, quindi anche quelli organizzati di comune accordo fra comune e provincia, quindi il primo sarà quello sul ciclismo, scatti mondiali, e poi dopo si entra proprio nel vivo delle manifestazioni, quindi delle premiazioni, e ci sarà il Roberto Del Carlo Photo Lux Contest e il premio Laika, i cui giurati verranno proprio sabato, si riuniranno sabato e decreteranno il vincitore di questo importantissimo concorso nazionale, proprio voluto da Laika. E quindi il vincitore verrà decretato, proprio premiato la sera nella chiesa di San Francesco. Dopo invece passiamo a 2 chicche, chiamiamole così. La prima è il regista Peter Greenaway, che sarà presente, che ci parlerà di questo lavoro che evidentemente molti lucchesi hanno già visto, ma visto che il pubblico che abbiamo per il Photolux è un pubblico internazionale, perché abbiamo i photo editor e i fotografi che vengono da tutto il mondo, sia per esempio per il photo editor c'è il photo editor del New York Times, del The Guardian, o di 2 riviste specializzate francesi, una norvegese, insomma l'abbiamo un po' da tutto il mondo, quindi la possibilità di mostrare a loro quello che, grazie a questa volta proprio a una volontà della Fondazione Cassa di Risparmio, certo, che ha chiamato Peter Greenaway, si è realizzato. E l'altra chicca? E l'altra chicca è l'omaggio su cui è nato poi tutto il festival, che è l'omaggio alla figura di Gabriele Basilico, l'importante fotografo italiano scomparso lo scorso febbraio, che è stato proprio espressione della fotografia urbana, della fotografia del paesaggio urbano, e quindi questo omaggio a Gabriele Basilico. Quindi un video realizzato appositamente da Christian Cojol, che è uno dei più accreditati curatori a livello internazionale, tra l'altro francese lui, e commentato da Roberta Valtorta, proprio un video sul lavoro e sul percorso di Gabriele Basilico. Quindi appuntamento, se fate parte dei fortunati, sabato sera 19.30 a Chiesa di San Francesco, altrimenti su Noi TV, domenica sempre alle 21.30. Brevemente, i biglietti sono distribuibili, cioè verranno distribuiti sia oggi ma anche domani al Teatro del Giglio. Quindi c'è ancora spazio per prenderli. C'è ancora un pochino di spazio, e poi sabato durante tutto il giorno di fianco alla Chiesa di San Francesco c'è la possibilità di prendere gli ultimi posti, perché veramente sono già andati
a Roma. E allora abbiamo approfittato per invitare veramente le persone ad andare. Grazie Enrico, grazie per la tua presenza, in bocca al lupo per questa avventura che dura per 3 settimane, ovviamente sì, la seguiremo costantemente all'interno dei nostri telegiornali. Grazie per la tua presenza. Continuiamo il nostro telegiornale con una notizia, con una segnalazione, ovvero il nuovo capolinea dei bus fuori da Porta Sant'Anna è pericolosa e inutilizzabile da parte delle persone diversamente abili. Lo afferma Stefano Gori, l'atleta non vedente che ogni giorno utilizza il mezzo pubblico per spostarsi da casa al lavoro. Ultimamente, dice Gori, ho rischiato per ben 2 volte di venir investito. Quello che sta accadendo è vergognoso. Gori ha scritto una lettera aperta e chiede l'intervento delle istituzioni. Parliamo di scuola e di un progetto innovativo che riguarda l'Istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano. Negli ultimi anni gli iscritti agli istituti agrari hanno registrato una crescita esponenziale, sintomo che il settore per vari motivi interessa sempre più giovani. Ecco perché è fondamentale a giorno d'oggi rivoluzionare lo studio delle materie agrarie, un obiettivo che l'Istituto Busdraghi di Mutigliano e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria intendono raggiungere attraverso una convenzione presentata nelle sale della provincia. Il progetto vuole rivoluzionare il modo di studiare le materie professionali negli istituti tecnici attraverso alcune applicazioni dell'INEA dedicate alle problematiche relative alla gestione delle aziende e dunque a materie tecniche come economia agraria, contabilità, agronomia e coltivazioni, zootecnica e costruzioni. Perché lavorare in campo agricolo non significa oggi essere un contadino, bensì un imprenditore. Penso che sia un momento fondamentale per la scuola di Mutigliano, ma anche per tutti quanti gli istituti agrari, speriamo, della Toscana, perché connette la scuola con le istituzioni che in qualche maniera stimolano e regolamentano il mondo dell'agricoltura. È poi importante per i nostri ragazzi perché vanno a conoscere uno strumento proprio di gestione molto ben calibrato di un'azienda agraria. Questo penso che nella formazione dei futuri operatori agrari sia essenziale. Mentre l'INEA metterà gli applicativi, da parte sua la scuola di Mutigliano realizzerà video tutorial per la perfetta conoscenza dei programmi e collaborerà alla realizzazione di un pacchetto multimediale volto a favorire l'apprendimento delle materie agrarie. È tutto per la prima parte del TG Noi, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi la linea alla pagina sportiva.